Benvenute e benvenuti a tutte, tutti e tutto. Siamo qui al quindicesimo evento del fittissimo calendario di eventi organizzato dalla Rete Donne Transfemminista, che è uno spazio di condivisione e di elaborazione politica, all'interno della quale fanno parte tutte le rappresentatività delle donne di Arcigay, quindi donne etero, lesbiche, trans, cisgender, non binary, asessuali, intersessuali, insomma, tutte le varie tipologie di donne. Oggi parliamo di un argomento molto molto interessante che è la sessualità nella disabilità e per vostra fortuna non ne parlerò da sola, ma abbiamo un grandissimo ospite che è Massimiliano Olivieri, che ringrazio a nome di tutta la rete per essere qui oggi con noi. Lo ringrazio doppiamente perché, come diceva prima, è diventato papà da pochissimi giorni, quindi si è riuscito a ritagliare questo tempo per noi nonostante tutto, quindi lo ringraziamo il doppio. E, allora, una precisazione prima di carattere tecnico, il fatto di disattivare tutti i microfoni in modo da non avere rumori molesti di sottofondo, e soprattutto stiamo registrando questo evento, per cui chi non volesse essere, insomma, riconoscibile può disattivare anche la videocamera. E allora, Maximiliano, Max, per noi, Max, Max, Max. è presidente del Comitato Love Giver, di cui parleremo più tardi, è project manager sul turismo accessibile, è infatti anche ideatore del portale diversamenteagile.it, Agibile. agibile, sì. Ah, scusami, sì, punto it. È blogger, attore, scrittore, love coach a quattro ruote, come si è definito. Quindi è un sacco di belle cose. E oggi appunto tratteremo con lui il tema della sessualità e della disabilità. Non so, Max, se vuoi aggiungere qualcosa prima di cominciare. No, appunto che sono anche babbo quattro È ruote, quindi vero, di sì. una bellissima bimba, sì. Sì. Allora, io comincerei con la prima domanda Vai. che abbiamo preparato. Sono pronto, c'ho le cuffie. Allora, prima di entrare, insomma, nel merito della sessualità, volevo fare prima una domanda che ci aiutasse a capire qual è il contesto di riferimento circa appunto la disabilità. Quindi la mia domanda è, secondo te, che significato assume il corpo all'interno di una cultura abilista, cioè che predilige quasi sempre, ci offre quasi sempre dei modelli performativi? Anzitutto non è detto che il mio modello non sia performativo, comunque, poi ci rientriamo dopo. Allora, ovviamente cioè se dovessimo fare una scala di problematiche che riguardano o che comunque hanno influito sulla difficoltà delle persone con disabilità di vivere il proprio corpo e quindi tutto ciò che si vive col proprio corpo, anche la sessualità, chiaramente lo stereotipo di bellezza è quello forse il primo, uno dei primi sicuramente. E questo è tutto dovuto al messaggio dei media che passano. Quindi principalmente credo che sia, anzi no, sicuramente per me è il primo problema in assoluto. Perché con una serie di esempi che a volte mi è capitato di fare durante i convegni, ma anche parlando all'università, mi sono detto, basterebbe veramente, secondo me, anche poco. Forse un po' di coraggio, forse perché anche i media non hanno coraggio di cambiare, perché forse pensano che cambiando perdano qualcosa e bisognerebbe avere un illuminato che in qualche modo non vede questo pericolo riguardante soltanto un aspetto strettamente monetario e in qualche modo cambiasse un po' le regole e che iniziasse un po' a presentare una diversificazione dei corpi maggiore. È quello che manca veramente. Cioè io credo che lavorando sulla diversificazione dei corpi come immagine proposta dai media, e parlo proprio di media di qualsiasi tipo, la TV, il cinema, ma anche le riviste comuni, qualsiasi cosa che riporti un corpo, lavorando sulla diversificazione dei corpi, secondo me saremo veramente a un grande punto davanti. Sì, infatti mancano proprio i modelli di riferimento, le pubblicità, il No, ce cinema, n'è uno più che effettivamente. altro. Sì. Ci sono sempre i soliti, il modello di riferimento
il corpo di un certo tipo e che se in qualche modo ti allontani da quel tipo di fisicità, chiaramente non vieni più collegato all'aspetto fisico e sessuale. Cioè, un esempio semplice, nessuno mi collegherebbe a me a un quattrocentista ad ostacoli, capito? Ma è normale, ok? Quindi se tu presenti un corpo e dici, ok, i media ti passano, questo è il modello standard del corpo, con questo modello tu puoi fare tante cose anche. Tutto ciò che però riguarda un modello completamente diverso da quello, la gente mentalmente non riesce più a collegare le due cose. Perché dice, ok, allora con il corpo si può fare sesso, il corpo è quello che io vedo nei media, il corpo di Max è totalmente diverso da quello che io vedo, evidentemente lui non può farlo. Come non può fare 400 ostacoli, evidentemente non può fare anche l'aspettativa, anche il sesso, probabilmente. Sì, perché poi è stereotipata anche la risposta negli altri, ovvero il pietismo. Cioè a quel corpo io devo quasi sempre associare una condizione di fragilità, di preservare, quasi Sì, beh, sempre così. sicuramente, allora, dobbiamo trovare il giusto equilibrio, perché a volte mi è capitato nei miei inizi, quando andavo a caccia di donne nelle chat, mi è capitato, no, quelle che per cercare di rassicurarti ti dicevano, ma io ti amo per quello che sei dentro. Sì, ok, però va bene anche quello che sono fuori, nel senso, a volte c'è un estremismo di proteggere la psiche della persona con disabilità, cercando di fargli capire che il tuo corpo per loro non è un problema, ma anche questo diventa un problema, però. Cioè, la frase esatta in questo caso, sempre per utilizzare i termini giusti, sarebbe quella: no, guarda, io lo vedo benissimo che tu sei completamente storto, però mi piaci lo stesso. Io la tua carrozzina la vedo, non è che non la vedo, io non è che ti amo per quello che sei dentro, ti amo per quello che sei dentro e anche per quello che sei fuori. A 360 gradi, altrimenti non funzionerebbe. Quindi il fatto di vederci sempre fragili può andare anche bene. Cioè, è normale, Titti, io sono fragile, magari non quanto sembra. Mi ricordo quando feci la puntata con gli Annacone, tra l'altro forse ne faremo anche un'altra su Rai 3 qualche anno fa, che lui mi toccava, no? Gli mostrava un po' il corpo e veramente sembrava che toccasse. Ma neanche il vetro, qualcosa di anche più estremo di fragilità. Ma non c'è nulla di male, in questo caso non c'è nulla di male, perché è soltanto una questione di conoscenza, capito? A me non mi dà fastidio. Se tu pensi che toccandomi con un dito mi rompi in due, non me la prendo, capito? Me la prenderei sul fatto che tu non indaghi su questo, ok? Cioè, è normale, siamo un mondo fisico completamente diverso. Va bene, fai le domande, curiosa, cerca di comprendere senza partire da un preconcetto, ok? Perché lui partiva dal preconcetto che magari il braccio non me lo poteva neanche spostare, non era così. Io gli ho fatto vedere che in realtà alcune cose sono abbastanza forti, non ho questa fragilità come può sembrare in apparenza. Quindi, se ci sono delle cose che uno pensa, indaga, curiosa, domanda, cosa che invece molto spesso non si fa. Esatto. Allora, entrando più quindi nel merito dei concetti di disabilità, diciamo, la disabilità non ha una sola forma, ce ne sono di diversi tipi. Certo. C'è la disabilità fisica, la disabilità mentale e quella relazionale, come ad esempio, un classico esempio appunto è l'autismo. Come si declinano queste tipologie di disabilità all'interno della sessualità? Varia tantissimo veramente. Tra l'altro però varia anche nella stessa disabilità, nel senso, intanto partiamo da quella fisica, che è quella che mi appartiene. Intanto ci sono due tipologie di disabilità, una è quella data dalla propria sindrome, nel mio caso è una sindrome, che sarebbe un insieme di malattie che poi forma comunque la mia sindrome, e l'altra è data dalla percezione. Okay? Io ho una sindrome che è la CMT1A, che sarebbe una malattia che prende i nervi per induzione ai muscoli, però poi c'è una cosa importante che è la percezione della disabilità. Cosa vuol dire percezione della disabilità? Dipende dal contesto in cui vivo.
Cioè, mentre la mia sindrome è sempre la stessa, ovunque mi metti, io sono sempre CMT1A, non posso scampare a questa cosa, sono sempre CMT1A. Ma la percezione della mia disabilità invece può cambiare tantissimo, perché se mi metti in un contesto completamente accessibile, posso uscire di casa, posso andare nei bar, posso andare ai ristoranti, posso andare dove voglio, posso muovermi, ho una carrozzina elettrica, ci sono gli scivoli. La mia percezione di disabilità è molto bassa. Se mi metti su un cucuzzolo della montagna, dove non c'è nulla, non posso neanche uscire di casa perché magari c'è le rampe di scale, la mia percezione di disabilità diventa al 100%. Ecco, su questo, su alcune cose si può lavorare. Mentre tu non mi puoi guarire, almeno per adesso, anche se è giusto che la scienza continua a studiarlo, però sulla percezione della mia disabilità ci puoi lavorare. E credimi, quando uno ha percezione di disabilità a zero, è tanta, zero magari un po' troppo, però 10%, top. 10%, beh, mi considererei molto fortunato, insomma, se sentissi la mia disabilità al 10%. Quindi c'è anche questa diversità, con la stessa disabilità delle persone possono vivere totalmente diversamente la propria vita. E questa è quella fisica, poi ovviamente c'è quella intellettiva, c'è l'autismo, c'è quella sensoriale, i non vedenti, i non udenti. In alcune tipologie, tu saprai benissimo, sindrome di Down ed altre, ci sono delle caratteristiche molto simili e paradossalmente, nonostante sono più complesse, possono sembrare più complesse, forse lo sono più complesse da gestire, però sono le più studiate. E quindi c'è uno studio molto approfondito su queste tipologie di disabilità, no? Quelle intellettive, che ti permettono per tante cose di gestirli meglio, o comunque di sapere come interagire con loro, come possono reagire, perché spesso reagiscono negli stessi modi. Quindi a volte mi dicono: ma è più difficile per voi lavorare su una persona con disabilità intellettiva o quella fisica? Io spesso dico quella fisica, perché quella fisica è imprevedibile. Non, essendo, tra virgolette, dei cervelli, tra virgolette, normali, sono imprevedibili. E quindi è ancora più complicato, mentre le altre tipologie possono essere un pochettino più prevedibili, anche se sulla sessualità, chiaramente, è da pochi anni che si studia a riguardo. Quindi ci si aspetta dei pattern di risposta più o meno simili in Sì, base a molto una spesso patologia. Ok. sì, molto spesso sì. E anche il comportamento dei genitori molto spesso è simile. Quando accennavo a quello che io ho ascoltato un po' di tutto, è come dire attenzione all'educazione della sessualità va benissimo, però attenzione a quello che tu cerchi di mettere di te stesso rispetto a quello che in realtà desidera la persona. Io mi ricordo un padre che si alzò in un convegno e disse: io vorrei farvi una domanda. Mio figlio, che ha l'autismo, l'ho beccato spesso a masturbarsi con il termosifone, cioè si accoppiava con il termosifone, e mi chiese che cosa doveva fare a riguardo. A parte gli dissi di spengerlo, ovviamente, di tenerlo spento, perché chiaramente era la prima cosa che mi è venuta in mente e spero che sia spento. Però mi ha incuriosito moltissimo il fatto che continuava a dire non è normale. E allora lì ho lasciato perdere il figlio e mi sono occupato del padre. Nel senso, sì, perché questo non è normale. Non era tanto il fatto che si potesse fare del male o cose del genere, è che lui nella sua testa, ovviamente, nella sua cultura, ovviamente, nella sua sessualità non considerasse normale il fatto che ti voglia accoppiare con un termosifone. E io ho detto: guarda, sinceramente non è che sia così diverso da utilizzare una vagina finta, no? O un sex toys di qualsiasi tipo. Può essere benissimo un sex toys, un termosifone. Quindi non ti devi preoccupare di questo, ti devi preoccupare della serenità del figlio. Se tuo figlio si trova a suo agio con un termosifone, magari prendere uno che non gli faccia male o che abbia le sembianze di un termosifone, e lascialo fare. Magari vive in quel modo la sua sessualità, come
ragazzo down che viveva l'autoerotismo, coprendosi e scoprendosi con le lenzuola. Lo scoprì l'assistenza sessuale svizzera, lavorando con lui. Non è che gli ha detto, no, guarda, non si fa così. Attenzione, perché altrimenti siamo noi a dare un'identità di modi di fare giusti o non giusti, e questo sarebbe assolutamente sbagliato. Infatti, molto spesso i genitori fanno fatica ad accettare che i figli abbiano desiderio di accedere a una sessualità. Quindi devono fare pace prima con questo, perché poi il fatto dell'autoerotismo è normale, bisogna insegnarli a piuttosto di farlo in camera tua, in un luogo protetto per conto Ovviamente tuo. c'è un contesto sociale, perché io sono per la libertà sessuale, che non vuol dire libertinaggio, cioè non vuol dire che io me ne devo andare in Piazza Maggiore a fare sesso con chi mi pare all'aria aperta, capito? La libertà sessuale è quella di vivere la propria sessualità come la si sente. L'uniche attenzioni sono che possa far danni a se stesso oppure ad un'altra persona, quello sì. E magari tu prendi, vedo che fanno delle domande. Sì. Sì, Anita, poi ci veniamo alla questione dei genitori perché sicuramente è molto importante e ne parliamo. Infatti, lo stavo accennando adesso. Poi, alla fine, sinceramente, quando vado nei convegni iniziamo a parlare dei figli e delle figlie con disabilità, ma poi il problema si sposta tutto nei genitori, sempre i poveri genitori. Adesso sono genitore pure io, chissà quanto me ne incolperanno, però, in effetti, molto spesso è così. È anche un po' buffo perché io quando vado di solito chiacchierando nei convegni, anche gli altri docenti, gli altri relatori, si parla appunto del fatto che il problema è che le persone con disabilità non parlano di sessualità con i propri genitori, no? Non se ne parla. Allora io mi domando e faccio una domanda anche a voi, ma perché voi avete parlato con i vostri genitori della vostra sessualità? Cioè, Esatto. praticamente io da disabile devo parlare con mia madre di sesso, parlare con mio padre di sesso, parlare con l'assistente sociale di sesso, parlare con il mio dottore generico di sesso, con lo psicologo, col panettiere, cioè io dovrei parlare del mio sesso con tutti praticamente. E il problema è perché non ne parliamo, no, non è quello. Non è quello il problema, perché io potrei anche non parlarne con i miei genitori. Il problema è che siccome siamo strettamente legati a due mandate, con proprio madre e proprio padre, è ovvio che è complicato vivere la propria sessualità senza che loro lo sappiano. Ma perché c'è il principio basilare della mancanza di indipendenza e di privacy. Mancando Esatto. quello, chiaramente il genitore mette bocca su tutto, già lo metterebbe comunque, a prescindere se sei disabile o no. Vero. Allora, non so se mi conviene leggere qualche domanda magari e poi andiamo avanti con Ma una era un po' l'intervento. generica, ho visto, parlava dei genitori. No, c'è quella di Gabriele Quartieri che dice: come disabile psichiatrico, come mi sta aiutando a studiare il mio disturbo? Vedo che la gente si affascina quando ne parlo e la percezione di disabilità ha un valore diverso, anzi si crea autostima da una disabilità. Come travestito, invece, faccio molta fatica, devo affrontare ancora molti stereotipi, credo però che la conoscenza, la consapevolezza e uscire dall'isolamento è l'unica cosa che può aiutare. Guarda, sotto questo aspetto ho una storia abbastanza. Beh, ci sta. Allora, un padre mi scrisse al comitato Love Giver per dirmi che suo figlio aveva questa pratica di utilizzare spesso gli indumenti della sorellina. E lui li ha anche incentivati, non gliel'ha proibito questa cosa. E oltre questo, gli era capitato a volte con il suo assistente di avere desiderio di toccarlo all'assistente. E qui arriva la domanda del genitore, che va bene, ci sta, eh? E mi fa, quindi io vorrei avere una vostra operatrice, donna, per capire se quello che sta facendo mio figlio è solo perché non ha alternative, oppure è quella la sua tendenza, perché se è quella la sua tendenza io non lo voglio costringere, per carità, però magari non ha alternative, quindi potrebbe anche
essere quello il motivo. Cioè, praticamente voleva la prova del 9, no? Cioè, voleva. Però, guarda, a prescindere da questa cosa che mi ha fatto sorridere, è comunque avanti, perché il fatto di scrivermi, il fatto comunque di occuparsene, anche se in maniera un po' così, però è già qualcosa, capito? Che non è che è andato lì a proibirgli questo, a proibirgli l'altro. Lui diceva, siccome ha avuto soltanto operatori uomini, e quindi magari li cerca da loro, proviamo una donna, vediamo se gli fa lo stesso Che effetto. succede? Quindi assolutamente bisogna in qualche modo, ma è normale, più tiriamo fuori le nostre cose, più le viviamo meglio, sempre se ce le fanno vivere, insomma. Certo. Allora, adesso prima di procedere con qualche altra domanda, volevo leggere l'abstract del tuo libro, Lovability. Vai. Dove dice: ci sforziamo di venire incontro alle persone con disabilità per ogni loro bisogno che non possa essere svolto in completa autonomia. Li aiutiamo a vestirsi, spogliarsi, mangiare, lavarsi. Diamo loro carrozzine elettroniche per muoversi, macchine con comandi speciali, computer dotati delle più moderne tecnologie. Eppure di tutti questi diritti, di cui nessuno metterebbe in dubbio la legittimità, ce n'è uno che viene sempre taciuto, quello alla sessualità. Quindi ti vorrei chiedere perché si fa ancora tanta fatica ad accettare l'idea che la sessualità sia tra le priorità di una persona disabile. Sicuramente c'è tantissime cose di cui occuparsi nella persona con disabilità, perché ovviamente ci sono tante problematiche. E probabilmente il genitore vede spesso altre problematiche in maniera più impellente, che è quello della cura di sé, quindi di aiutarlo. Poi chiaramente, allora io vi sto dando alcune, parleremo però. Sto generalizzando, il problema è che le disabilità sono tante e quindi è un po' complicato rispondere ad alcune domande. Comunque ci provo. Quindi principalmente è basato sul fatto che il genitore si preoccupa di alcune cose materiali che trova in quel momento più urgenti. Quindi la cura di sé, quindi chi se ne prende cura proprio fisicamente. E poi il fattore ovviamente del denaro. Perché purtroppo molto spesso c'è bisogno anche di fondi e quindi per aiutare le persone e aiutare i genitori. Quindi è il genitore che vede in sé la parte più complessa in altre cose e vede meno quella della sessualità. Il perché, boh, ce ne sono tantissimi motivi, probabilmente bisogna vederlo nella società standard, nel senso che già le persone di per sé. Spesso non vivono la sessualità come una delle principali, diciamo, priorità della propria vita, no? Forse perché siamo tutti immersi nelle complicazioni di lavoro, di famiglia, di cavoli e mazzi, tutte queste complicazioni. E quindi magari già nelle persone comuni non si vede questo. Nelle persone con disabilità, le prime cose che ci vengono in mente è la vita indipendente. Le barriere architettoniche, lo scivolo, il decoupage, perché noi disabili facciamo soltanto decoupage, non so se lo sapete, ma è quello, il nostro passatempo è il decoupage, tutti a fare decoupage. E quindi non viene in mente che un corpo che soffre non è un corpo che vuole provare piacere. Cioè un corpo in sofferenza non viene visto come qualcosa che vuole provare piacere. Ma riguarda non solo la disabilità, anche tante altre situazioni, perché ti faccio un esempio, mi invitarono in un contesto dove c'era quando si occupano di persone che stanno per morire, quindi o tumori o altre situazioni di questo tipo. E lì c'è le cure palliative. Allora, ecco, lì c'è un altro esempio, quelle non sono persone disabili, però lo sono diventate per via della propria malattia. Però c'è un altro esempio di come anche, soprattutto le persone non disabili, non considerano questa priorità. Le cure palliative, cosa vuol dire? Che tu negli ultimi mesi di vita, chi sta intorno a te fa di tutto affinché quegli ultimi mesi siano i più sereni possibili, i più felici possibili, no? Quindi di accompagnarti dolcemente ad una morte inevitabile. Si fanno mille cose tranne quella. L'aspetto sessuale, zero.
Ma come? Dove... Io sinceramente lo dico anche a voi, così siete tutti testimoni. Quanti siete? In 103? Ecco, io quando starò per morire, nel caso, riunitevi tutti intorno a me e fate sì che io le ultime cose a cui penso sia proprio il sesso. Perché cioè, dovrebbe essere il contrario. Cioè, un qualcosa che mi fa star bene fisicamente, in un momento di grande dolore fisico, è un qualcosa che comunque ti fa un attimino dimenticare. C'era una signora di 71 anni che stava morendo di tumore e il proprio educatore, quando lo stava aiutando anche a lavare, ci ha raccontato, lei provava delle sensazioni particolari. E un giorno glielo disse: io vorrei prima di morire fare l'amore, 71 anni col tumore, eh? Cioè dico io, 71 anni col... Ovviamente lui non ha potuto fare niente, non è compito suo questo, ma gli è rimasta dentro questa cosa e quando poi è morta senza esaudire questo desiderio, gli è rimasto questa cosa dentro. Quindi purtroppo nonostante grandi... psicologi o anche scienziati, eccetera, hanno detto che la sessualità rientra tra le priorità di una persona, nelle persone con disabilità non sembra sia così. Il che non è neanche una discussione da fare. Io non vado più in giro nei convegni a dire no, dovete fare sesso per forza, lo dovete fare tutti i giorni. No, no, oppure deve essere per forza importante il sesso per voi, no. Deve essere una scelta personale. La mia lotta da anni, negli ultimi anni, è con il titolo Ognuno deve scegliere per sé le proprie priorità. Ok? Come lo fa una persona comune e non sempre ci riesce, ovviamente, perché poi anche le persone comuni non è che possono decidere proprio quali siano le priorità e darle tutto quello che possono dargli. È difficile, però dovrebbe essere questo. Lo Stato. Quando si parla di diritto alla sessualità, comunemente le persone più banali che commentano è: ah beh, allora abbiamo tutti il diritto alla sessualità, no? Quindi tutti ci dovete portare la fidanzata o il fidanzato a casa, anche se non sono disabile. Ma io se mi rompo un dito va bene, posso fare la richiesta. Questi sono un po' i commenti un po' più illuminati quando si parla di queste cose. E no, diritto alla sessualità, cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato fa di tutto affinché vengano abbattute tutte quelle barriere che ti separano dalla possibilità di conquistare te stesso in maniera autonoma il proprio diritto alla sessualità, ok? Io ti elimino tutte queste barriere, poi ci devi pensare tu. Questo è il diritto alla sessualità e vale per tutti. Non che il diritto alla sessualità vuol dire che lo Stato ti deve portare la sessualità a casa oppure ti deve... accontentare, deve accontentare tutti in un certo modo. Questo è il diritto alla sessualità. Proprio da questo è nato quindi il progetto Love Giver, che credo sia Sì. nato nel 2014, 2013. a 2013, dove appunto viene proposta la figura dell'operatore, operatrice all'emotività, affettività e sessualità. Ce ne vuoi parlare? C'è un sacco di domande qua. Vabbè. Sì, no, ora le Ok, recuperiamo tutte. allora partiamo dal principio, nel senso dobbiamo comunque far capire che le persone con disabilità possono, se ne hanno la possibilità, vivere la sessualità in maniera assolutamente consona, assolutamente soddisfacente per se stesso e per l'altra persona, cioè. Il principio base della mia battaglia è quello di far capire che le persone con disabilità hanno questo aspetto come tutti gli altri, ok? Non che hanno bisogno dell'assistenza sessuale, ok? Io per me il mio ideale è aver creato una figura che possa essere utile e poi magari tra 5-10 anni non c'è più bisogno, ok? Non è che io sto dicendo che le persone con disabilità hanno bisogno dell'assistenza sessuale, no, non è così. Però ci sono alcuni contesti in cui ci sono delle complicazioni materiali reali. Quindi, come fare? Come hai letto tu l'incipit del libro? Cioè, viene accettato qualsiasi cosa, ad esempio quelle più forti, ovviamente se una persona con disabilità grave fisica ha bisogno di essere lavato, viene lavato. Quindi viene accettato normalmente che qualcuno di estraneo possa magari lavarmi il pisellino, le palline, il sedere
perché io non posso farlo, no? Nessuno dice niente di questo, nessuno si oppone a questa cosa. Ma se io per la mia disabilità non riesco a praticare l'autoerotismo, non posso chiedere aiuto a nessuno. Ora, ditemi voi, io vorrei veramente sapere da queste 92 adesso, 100, anzi no, 102 persone che sono qua dentro, ditemi voi perché io non posso chiedere aiuto a masturbarmi se non riesco a farlo da solo. Cioè, qual è il principio? Non c'è una risposta. Vorrei sapere qual è il motivo. Ah, l'unico che ti possono dire, è perché ovviamente è difficile dire il motivo vero, è quella della priorità. Posso dirtelo così, l'unico che viene, che possono trovare come scusante, possono dire non è una priorità. E lì si ritornerebbe al discorso prima, te fatti le priorità tua, che io mi faccio le priorità mie. Se ognuno si facesse le priorità tua, vostre, nostre, forse si sarebbe tutti meglio, ok? Se io ho bisogno, ho voglia, ho desiderio di masturbarmi, qualcuno sarebbe il caso che mi possa aiutare, come mi aiutano a pulire il sedere, no? Che tra l'altro molto spesso è anche estremamente imbarazzante farsi aiutare dagli altri in cose molto intime. Quando l'ha fatto mia madre per anni, ma c'è chi magari ha bisogno di una ossa o ha bisogno di un operatore o cose di questo tipo. Quindi il fatto è che ci sono delle reali problematiche materiali. Partiamo dall'aspetto della disabilità fisica, poi andiamo in quella intellettiva che è più complicata. Allora, raccontando appunto la mia esperienza, una delle prime cose che le persone con disabilità subiscono, perché questa è un subire, non è una scelta, è la mancanza di intimità, di privacy. Nel mio caso, io fisicamente riuscirei a praticare l'autoerotismo, perché sto parlando dell'autoerotismo, non è la puntata dell'autoerotismo, sto parlando dell'autoerotismo perché è la prima cosa che crescendo da adolescente, è la prima cosa che il nostro corpo richiede. E su qui non c'è nulla di strano e vale per tutti. Vale. Ok, sì, c'è una domanda. Quindi che succede? Da adolescente si inizia, no? Cominciamo a avere le pulsioni, sia uomo che donna, iniziamo a volersi desiderare di toccare. Cosa succede? Io fisicamente in realtà riuscivo a masturbarmi, ma non avevo la mia privacy. Cosa vuol dire? Voi tutti l'avete fatto, io lo so, dopo vi interrogo ad uno, voglio sapere in che stanza l'avete fatto. Quindi magari mi rinchiudevo in camera, in cucina, in garage, se uno ce l'ha, in terrazza, insomma, un po' dove vi pare. E iniziava l'esplorazione del corpo, una cosa meravigliosa. Senti questo desiderio e inizi a conoscere il tuo corpo. Io non avevo questa possibilità di privacy, perché, vabbè, potevo chiudermi in camera? No, non potevo chiudermi in camera. Perché dovete sapere che le porte dei disabili sono sempre aperte, anche quelle in bagno. Il bagno del disabile è pubblico, non è privato. Io c'avevo un pastore tedesco, anche lui entrava e usciva quando voleva, è pubblico. Non c'è che, non ti posso chiudere, mettiti se succede qualcosa, come fai? Ma se mi chiudi da fuori, però se ti chiudi da fuori non è una privacy, perché potrebbe aprire quando gli pare, ok? Quindi anche quello non vale, è da escludere. Poi non sarebbe neanche carino che mia madre sapesse tutte le volte che io mi voglio masturbare. Non è carino che abbia un calendario di tutte le volte che io mi masturbo. Poi magari se passa una settimana si preoccupa pure, dice: ma perché non ti sei fatta chiudere la porta questa settimana? Ti succede qualcosa? Sei triste? Quindi la mancanza della privacy è una delle prime cose che noi subiamo. Ok? E ti sto parlando di me che comunque volendo a volte trovavo degli escamotage. Mia madre magari tornava, era al lavoro, magari, perché poi il maschietto è ancora più complicato della femminuccia, perché il maschietto lascia indizi e quindi l'indizio è una prova e quindi è un problema. Ma anche le polluzioni notturne sono un problema, perché ti deve cambiare un'altra persona, è una vergogna. Cresciamo così. Ora io magari sono forte, posso avere un carattere forte, quello che volete, ma tante persone potrebbe essere veramente un qualcosa che li segna. Aspetta, che dice Livia? Tu segna tutto, eh? Che Sì. mentre si parla, magari giustamente. Ah, la disabilità intellettiva, infatti ho detto Livia, ci arriviamo dopo, che è più completa, più complicata. E anche Benedetta, poi gli rispondiamo. Adesso la Titti segna perché Titti Sì, poi sì, sì, sì. domanda. Lo so che qui, volendo, l'argomento ci sta una settimana, però insomma, in qualche modo adesso faremo. E quindi ti sto parlando comunque di una persona come me che può fisicamente
masturbarsi. Ma se la disabilità non solo ti toglie la privacy, ma ti toglie anche la possibilità di farlo fare, hai la doppia complicazione. Perché io magari mi arrangiavo in qualche modo di nascosto da mia madre, anche se era complicato proprio perché lasciavo gli indizi. Però comunque mi è capitato qualche volta, anche se pochissimo. Infatti io dico sempre che probabilmente ci vedo tantissimo perché non ho avuto il problema di un'esagerazione di, come dice il vecchio detto, che si diventa ciechi, io invece no, perché non ho abusato di questa cosa durante la mia adolescenza. Quindi pensate voi invece alle persone che non possono proprio fisicamente farlo. Quindi lì siamo a un bivio: o voi decidete che questa parte di conoscenza del proprio corpo è assolutamente inutile, cosa che non è vero, oppure dobbiamo fare qualcosa. Siamo nel 2020 e io sinceramente non ho mai trovato nessuno che abbia detto facciamo qualcosa materialmente, ma realmente, non sensibilizzare il paese, il che va bene, non cambiare la cultura, il che va bene, però se vai su YouTube il sensibilizzare il paese lo sento dagli anni 70, 80, non lo so, più o meno dovremmo essere il paese più sensibilizzato del pianeta, cioè dell'intero sistema solare probabilmente. No, perché comunque il tempo va avanti, intanto, è un processo lento, è difficile, va fatto, perché sicuramente se lo fai tante cose possono cambiare, ma è lento. E per le persone con disabilità molto spesso il tempo è un problema, sia perché puoi morire purtroppo molto presto, distrofia di Duchenne, la SLA o altre malattie che ti fanno magari avere una vita molto breve, sia perché dei genitori vivono delle situazioni talmente pesanti che più passa il tempo, ogni giorno per loro è un dramma. Quindi, ok, sensibilizzare il paese, ok, lavorare sulla cultura del paese, ok, va benissimo, però ci voleva un qualcosa che intervenisse proprio a livello pratico. E allora io ho pensato a questa figura che esiste. Ora rispondo a una delle domande, come cosa succede negli altri paesi. Allora, in realtà c'è un po' di confusione nell'assistenza sessuale, si parla in Germania, in Svizzera, in Danimarca e Olanda da quasi 15 anni, no, di questa figura. Però in realtà non è una figura riconosciuta, cioè non c'è una legge specifica che riguarda questa tipologia di figura in queste nazioni. Solo che succede, le nazioni che vi ho nominato sono nazioni in cui il sex working è concesso, è regolamentato, ok? E quindi ovviamente se è regolamentato il sex working, chi lavora sessualmente anche con le persone con disabilità non hanno problemi. Ci sono delle associazioni di volontariato che fanno dei corsi di formazione e queste persone poi lavoreranno con percorsi riguardo la sessualità, l'affettività con le persone con disabilità, ma per lo stato in cui risiedono sono comunque delle sex worker, uomini o donne, ok? Quindi in realtà non esiste una legge al riguardo, però in queste nazioni si può. In Italia il lavoro del sex work non è regolamentato e quindi non essendo regolamentato il lavoro del sex working è chiaro che è più complicato perché qualsiasi lavoro che riguarda sì, scusi, qualsiasi lavoro che riguarda la sessualità diventa un problema. Poi in realtà ci sono tanti paradossi, perché in Italia ad esempio si pratica il tantra. No, vediamo tantissime donne o coppie che mettono annunci, hanno dei siti bellissimi di tantra in cui c'è di tutto, no? Ad esempio, nel tantra c'è il lingam, non so se conoscete il lingam. Conoscete il lingam? No? No, di Allora, nome. non conoscete il lingam. Ok, il lingam praticamente sono 15 manipolazioni dell'organo genitale. Ok? Attenzione, non mi guardate strano, eh? Non si parla di masturbazione, eh? Oh, occhio, eh? Questo è il lingam, manipolazione dell'organo genitale. Non è, non, qui si parla di una cultura secolare, veramente secolare, che arriva dall'Oriente. Non potete metterlo così terra a terra che è una masturbazione, no, è il lingam, ok? Io non ho mai visto nessuno fare crociate contro il lingam in Italia, non mi sembra di averlo letto questa cosa. Eppure se io vado a dire che c'è nella professione degli operatori all'emotività, all'affettività e alla sessualità anche la possibilità di un accompagnamento
alla masturbazione divento il diavolo. Poi, per carità, gente che non so dalle vostre parti, e magari dalle vostre parti no, ma ad esempio nella mia città ci sono locali di scambisti, di bondage, di tutto di più, no? Di sadomaso, persone che magari durante il giorno fanno i manager, sono tutti vestiti per benino e comandano tutti i propri dipendenti, e poi la notte magari si fanno frustrare da una signorina in tutina di pelle con il Di frustino latex. di latex, scusa, però quello va bene perché, va bene perché viene vissuta tutta sotto sotto. In realtà noi non siamo dei santi, in realtà non lo siamo per niente, solo che viene fatto tutto sotto sotto, ok? Quindi se qualcuno porta o alza il tappeto da tutto questo, allora si va nel panico. E sto parlando soltanto di possibilità di far vivere, ad esempio, l'autoerotismo a persone che non lo possono vivere. Stiamo parlando di persone che non lo possono vivere. Quindi in realtà è molto più complessa la figura che noi stiamo creando. Abbiamo cambiato anche il nome, non per fare i furbi. Noi lo chiamiamo OEAS, sarebbe operatore all'emotività, all'affettività e alla sessualità. Perché è un corso molto complesso, dura 200 ore e chiaramente, scusate, non è che ve lo devo dire io, non puoi fare un corso di 200 ore per masturbare una persona, sinceramente mi sembrerebbe un tantino troppo, no? Quindi ovviamente vuol dire che in questo corso c'è molto di più. Infatti ci lavorano persone molto conosciute, molto brave nel loro campo, come Fabrizio Quattrini, che è il presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma. È uno psicologo, è un sessuologo, una persona molto conosciuta, lavora su Skype, cioè se una persona Sarà non c'è, anche ecco, nostro ospite prossimamente. così almeno a livello proprio così lui, io del gruppo del comitato sono quello, sono il cavallo, quello sbizzarrito, diciamo. Poi ci sono invece i dottori, i professori, sono loro, quindi se avete domande particolari al riguardo fatele poi a Fabrizio. Quello non è il mio compito, io non sono uno psicologo, non sono un sessuologo, parlo tutto per condizione di empirica di situazioni che ho trovato. Quindi è una figura molto più complessa, che ovviamente impara anche questioni legate all'aspetto psicologico, quindi anche all'aspetto affettivo e all'aspetto sessuale. Se vogliamo fare una diversificazione con il lavoro del sex working, che poi tutti mi fanno quella domanda, ma che differenza c'è tra le due figure? Allora, è abbastanza, per me è abbastanza semplice. In primis possiamo partire dalla formazione, intanto. Quindi l'OEAS ha una formazione di 200 ore, c'è un test d'accesso che viene fatto da Fabrizio, questo per evitare le parafilie, soprattutto il devotismo e altre. Quindi Fabrizio gli fa un test, anzi proprio le risvolta come dei calzini, prima di fare l'accesso Metterli al corso, al sì. corso di formazione, 200 ore di corso di formazione, c'è 100 ore di tirocinio che viene fatto all'interno di associazioni che hanno aderito al comitato o di famiglie che lo richiedono, e ogni incontro nel tirocinio con le persone con disabilità viene poi monitorato da Fabrizio o da Paola o da altri psicologi che abbiamo. I nostri operatori fanno delle relazioni e la relazione viene monitorata da psicologi e sessuologi. Quindi chiaramente questo mi sembra che la prostituta o l'escort o il gigolò non lo faccia, ovvio. L'altra differenza basilare è l'obiettivo. Il principale obiettivo di un operatore all'emotività, all'affettività e alla sessualità è quello di rendere maggiormente autonoma la persona sotto l'aspetto affettivo e sessuale. Chi fa sex work è il contrario, fidelizza, vorrebbe che ovviamente il cliente torni. Non fa, certo, io me la vedo la escort che dice: no, dai, non devi tornare, no, ti devi trovare una fidanzata, smettila di chiamarmi. Cioè, è ovvio che il gigolò, la escort, faccia di tutto per fidelizzare il cliente. Gli OEAS fanno completamente il contrario, cercano nel miglior modo possibile di dare autonomia alla persona che possa vivere al meglio la propria sessualità e affettività e relazioni. Ovviamente dipende moltissimo dai casi, chiaramente. Con alcuni puoi fare molto, con altri puoi fare molto poco, con altri non puoi fare quasi nulla, praticamente, tranne fargli vivere il corpo anche come fonte di piacere
e di libertà, non soltanto come fonte. Io ho tante persone amiche che sono morte a 20 anni, a 22 anni, a 24 anni, e sinceramente a me, scusate il termine, se a voi vi dà fastidio, voi in generale, noi presenti qua, i 108 presenti qua sono tutte persone illuminate, mettiamo subito i puntini sulle i e quindi che avranno benissimo compreso di quello che stiamo parlando, ma tutto il resto a me non me ne frega niente se pensate che non è una priorità o se pensate che sia squallido, perché poi utilizzano questi termini come se non fosse squallido che una persona debba eliminare totalmente dalla propria vita forzatamente l'aspetto della sessualità perché il suo corpo non glielo permette. E questa non è una scelta personale, questa è una forzatura che c'è un'enorme difficoltà. Quindi tutte le discussioni che riguardano l'importanza della sessualità a me non interessano, mi interessano soltanto quelle che riguardano la libertà di scelta. Poi, se tu sei libero di scegliere quanto vivere il sesso e ti vuoi fare prete o suora, sono cavolacci vostri, ma non mi interessa. Ma questa libertà di scelta ci deve essere. Qui si parla di disabilità fisica fino adesso. Quella intellettiva, è chiaro, è molto più complessa, complicata, molto più complicata. Per due aspetti. Una è la comprensione del desiderio della persona con disabilità intellettiva, di quale sia il suo desiderio, la sua visione della sessualità e poi il consenso. Il consenso ovviamente quello è un problema che riguarda molto anche gli operatori ed è l'aspetto più delicato, veramente più complicato perché il consenso nell'autismo, nella sindrome di Down, nell'altra tipologia di disabilità è molto difficile. Infatti spesso noi dobbiamo discutere con chi ne fa il tutore, quindi il genitore o l'educatore o il resto. È chiaro, è lapalissiano che se tutti coloro che ruotano intorno alla persona con disabilità sono ottusi a riguardo della sessualità, capite bene che è complicato avere il consenso da parte di queste persone. Quindi per questo è fondamentale lavorare nel percorso formativo di tutte le persone che lavorano intorno alla sessualità, che siano educatori, assistenti sociali o genitori, perché altrimenti non ne usciamo fuori. Sì, questo si collega anche un po' alla domanda di Anita iniziale, perché poi in questi casi molto spesso non se ne parla, però la soluzione che adottano i genitori è che quando un ragazzo, soprattutto maschio, disabile, ha un'esigenza di tipo sessuale, interviene la mamma o la sorella di turno a effettuare loro stessi la masturbazione, oppure li portano automaticamente da prostitute, perché non sanno appunto come gestire Ma la sai, andare da situazione. prostitute o prostituti per me anche quella è una libertà, volendo. Il problema non Sì. è tanto quello, il problema è che sono impreparate, ovviamente. Sì, Angela, ora poi ti rispondo. Stanno discutendo anche tra di loro in chat, bellissimo. È bellissimo. Sono Non sto fantastici. seguendo la chat, sennò, scusate, se no mi No, ma perdo. le riprendiamo adesso la Tanto la chat. riprendiamo. Sì. Allora, il problema è che non sono preparate. Cioè, tu intanto entri in un territorio che a questo stato in Italia è un caos, ok? Non è regolamentato. E quindi è chiaro che una madre o un padre si trovano in difficoltà già per questo, ok? E poi soprattutto perché ovviamente una persona, ma non c'è nulla di male, è una persona normalissima, una escort o un gigolo, sono persone normalissime. Non ne sanno niente molto spesso come orientarsi con le persone con disabilità intellettive, come interagire, ok? Quindi potrebbero fare molti più danni che il resto. Quindi è ovvio che è una cosa che non va assolutamente bene, proprio perché si trovano persone impreparate. E poi alcune, sì, è capitato purtroppo madri che arrivano a questo estremo. Quando magari c'è un'aggressività, soprattutto maschile, perché purtroppo può succedere, perché l'istinto animale magari dell'uomo può essere un po' più dirompente, anche se noi abbiamo avuto anche molte ragazze che hanno questa aggressività, proprio perché non riescono a vivere questa parte così importante della propria vita. Madri che arrivano a masturbare i figli, e io lo trovo aberrante questo, perché comunque è una forzatura perché comunque la sessualizzazione del proprio figlio non permette al figlio di crescere
sotto questo aspetto e quindi accadono queste cose. E non c'è una risposta, e soprattutto quando vengo magari attaccato per questa figura, l'unica cosa che io vorrei sentire è: ok, va bene, va benissimo, non ti piace, va bene, quindi. Ma io quel quindi, non, dice, bisogna educare la sessualità, scusate. E quindi cosa vuol dire? Cioè, cosa lo devi educare? Che gli devi dire? Se quello ha voglia di masturbarsi e non riesce a farlo, come lo educhi? Lo educhi che non bisogna farlo? Lo può fare da solo, e se non lo può fare da solo? Cioè, in realtà non c'è una risposta. Ci sta anche che magari la nostra risposta non sia la più adeguata, che magari tra 5-10 anni ce ne siano più adeguate. Non lo so, però comunque è una risposta reale, non è quelle ipotetiche dette così, che poi astratte, no? Io ne ho sentiti tanti, scusate, ci sono altri psicologi e sessuologi qui dentro, ma No, sicuramente però è sì. vero, tante belle parole, ma poi di Appunto, fatto, tante, sì. tante lunghissime conversazioni che poi non portano a niente. Anch'io sono attaccato da tanti psicologi che loro dicono, cercano soprattutto l'aspetto dell'educazione sessuale. Va benissimo l'aspetto dell'educazione sessuale, va benissimo, sono anche delle cose urgenti che riguardano, sono proprio materiali e che se non si interviene ci sono delle situazioni veramente pesanti. Quindi sono due cose parallele, anche perché l'OEAS lavora veramente in maniera interattiva con tutti gli altri professionisti, perché sembra quasi che lo psicologo, il sessuologo di turno, sembra quasi che gli si tolga qualcosa. Oddio, arrivano gli OEAS, un po' tipo quando ci sono i counselor, no? Perché non ne amano molto i psicologi, i counselor, ma del resto anche i love coach o tutte queste figure che esistono, perché vengono identificate male, cioè un counselor non è uno psicologo, un love coach non è uno psicologo, non può fare lavoro di psicologia o a me piace, io ne discuto ovviamente, ma io non sono uno psicologo, non sono un sessuologo, lo ripeto. Ne parlo, ne discuto, quello che volete, ma su cose strettamente tecniche e scientifiche ne parlate con Fabrizio. Io vi racconto i fatti, le situazioni, quali sono e cosa io ho cercato in qualche modo di lavorare. Quindi è un lavoro molto complesso. Allora, i nostri operatori, allora vi spiego, in Italia non c'è una legge, ok? Ci abbiamo provato nel 2014, poi è cambiato il governo, ci riproveremo probabilmente presto. Non c'è una legge, ma non c'è una legge che identifica gli OEAS, ma non c'è neanche una legge che lo vieta. Nessuno mi vieta di fare corsi di formazione di questo tipo. Nessuno mi vieta di interagire e poi di mettere in azione gli operatori. Qual è il problema? In realtà la prostituzione non è un reato. Il reato è il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione. Okay? Quindi se qualcuno può andare in manette sono io. Nel senso che se qualcuno si alza storto la mattina potrebbe dire che io favorisco la prostituzione al limite. Ma tanto se pensassero di mettermi in galera ci ripensano subito. Pensate quando sanno che mi devono vestire, spogliare, lavare il sedere, imboccarmi, cioè mi mandano subito a casa in 3 secondi. Quindi il corso di formazione l'abbiamo potuto fare. Il tirocinio si è potuto fare e si continua a fare perché è gratuito. Dove non c'è di mezzo il dindero non succede niente, non lo sapete voi. È senza dindero? Ah, senza dindero non ti dice niente nessuno. Quando c'è il dindero allora tutto a discutere. Quindi i nostri operatori stanno facendo del tirocinio, adesso ovviamente si è fermato per colpa di questo simpatico virus. Abbiamo Marco che sta seguendo due donne. Ah, ovviamente, come potete immaginare, la maggior parte delle richieste, io dal 2013 ho avuto quasi 10.000 richieste, un database enorme, la maggior parte sono tutti uomini. Perché? Perché le donne devono aspettare il principe azzurro, perché le donne non si masturbano, vero? Le donne no, non si masturbano, le donne non usano sex toys, le donne no, no, queste cose non le fanno. Quindi la maggior parte sono uomini, però devo dire... E sono molto contento, ultimamente mi arrivano molte richieste anche da parte di donne con disabilità. Marco segue due tipologie di disabilità, una fisica, lei è in carrozzina, e l'altra sensoriale, lei è non vedente. Abbiamo un altro operatore che ha seguito a Bologna
una donna che ha la sclerosi multipla, nel senso era tra virgolette no, normale, normodotata fino a pochi anni fa, poi piano piano è diventata così, non accettava più il suo corpo. Molto spesso è anche questo il problema, purtroppo, la non accettazione del proprio corpo, il pensare che il proprio corpo non sia adatto alla sessualità, a viverla proprio, ma anche materialmente. Pensate che una donna ci ha chiesto: io non riesco a muovere bene le gambe, non riesco ad allargarle. E lei qual era la sua paura? Ora magari io trovo un ragazzo, mi innamoro e se poi non ci riesco, sprofonderei nell'angoscia. E lei cosa voleva fare? Ma se voi mi fate un percorso dove c'è un operatore, dove io provo alcune posizioni, io sarei più sicura perché saprei cosa posso fare e cosa non posso fare. Attenzione, non vuol dire avere un rapporto sessuale. Puoi essere anche vestito, perché il suo problema non è la presentazione, il problema è la posizione e il movimento delle gambe. Quindi il nostro operatore può benissimo essere vestito e provare. Addirittura lo può fare anche con un'operatrice, perché è soltanto una questione di movimenti. Quindi la serenità a volte anche questa la raggiungi. Il fatto di sentire il proprio corpo che si muove, sapere che cosa può fare, sapere quali sono i suoi punti sensibili e quindi ti rende più sicuro. Lo scopo dei nostri operatori è anche quello, dare una serenità alla persona. È chiaro che è un lavoro anche psicologico, ma lì ci devono rientrare poi tutti gli altri professionisti in tal senso. Ok, allora approfitto per fare qualche domanda, visto che quella di Benedetta, Benedetta ha sentito una cosa bellissima. Benedetta Guthrie chiedeva qual è la differenza, diciamo, un love giver fino a dove si può spingere, cioè che cosa può fare e non può fare, perché lei dice ho seguito una doppia intervista una volta, sia al disabile che al love giver, ma non mi sono rimaste chiare molte cose. Ah, ma volete proprio andare sempre sul... Allora, la prima domanda che fanno sempre è che dove può Vabbè. arrivare? Che cosa farà Cosa sì mai? e cosa no? Cosa sì, cosa no? Allora, diciamo, il massimo fisicamente, se parliamo fisicamente, allora io voglio sottolineare una cosa, non c'è proprio una vera e propria tabellina, cioè non c'è proprio un menu, non c'è il menu, scordatevi il menu, non c'è un menu. Io faccio questo, 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 quest'altro e si arriva fino lì. Non è detto che si arrivi fino a quel punto. Bella domanda, ci arrivo. Non è detto l'altra. Non è detto che si arrivi fino a quel punto, magari non c'è bisogno assolutamente. Proprio perché vi ho detto che il problema molto spesso è l'accettazione di se stesso. Quindi non è detto che si debba arrivare a dei veri contatti fisici e anche alla masturbazione. Quello che in Italia per adesso, nella figura che abbiamo, non c'è è la penetrazione, cioè non ci sono rapporti penetrativi, non c'è il vero rapporto, cioè quando dicono ma non c'è rapporto sessuale, per me rapporto sessuale è anche toccare una tetta, comunque vabbè, diciamo la penetrazione, tanto per intendersi, ok? Non c'è. Il massimo che può arrivare un operatore o un'operatrice è, vi ricordo, operatori e operatrici, noi abbiamo formato uomini e donne e vi ricordo ancora di qualsiasi orientamento sessuale, non ce ne... io lo do per scontato, ma molte persone no, quindi vi ricordo che i nostri operatori hanno anche orientamenti sessuali diversi. E il massimo è l'accompagnamento alla masturbazione, laddove abbia un senso. Ciao Caterina, ciao. Caterina, avevamo un infiltrato, no, nel senso, Caterina è una delle nostre operatrici. È bravissima, tra l'altro che anche è un'educatrice, lei è bravissima. E purtroppo ho dovuto interrompere adesso un percorso che stavo facendo con un ragazzo proprio per colpa del virus. E allora, il massimo è l'accompagnamento alla masturbazione, dove però ce n'è veramente bisogno e abbia un senso, capito? Certo. Perché, ad esempio, un padre di una persona con disabilità intellettiva mi ha detto: mio figlio vorrebbe masturbarsi, ma non sa come fare. Si vede, ci prova, no? In mille modi, non sa come fare. In quel caso però non ci è venuto in mente, io magari non gli mando un'operatrice femmina, perché non avrebbe senso, no? Ha detto al padre, scusi, glielo dico proprio così, lei non può pensare che adesso mando un'operatrice a masturbare suo figlio, è tutt'altra faccenda, non
Non c'entra niente con quello. No, ci vuole qualcuno che glielo insegni. Potrebbe essere anche un operatore uomo, il che non vuol dire che l'operatore uomo masturba il disabile, magari glielo fa vedere lui stesso come si fa. Gli dice: guarda, ci troviamo tutti e due nudi davanti, fa in questo modo, gli fa vedere come si fa, materialmente parlando. Quindi, come vedete, a volte lo svolgimento del percorso con gli operatori è molto variegato e non è detto che si debba arrivare anche all'estremità, che sarebbe appunto l'accompagnamento alla masturbazione. Laddove la persona però non può farlo da solo. Se lo può fare da solo, deve imparare a farlo da solo. Se non ci riesci o non comprendi come si fa, ti dobbiamo insegnare. È quella l'autonomia, cioè ti dobbiamo dare l'autonomia, non ti dobbiamo masturbare noi. Però non è detto, tanti casi, non ci siamo neanche arrivati. Un ragazzo qua, Emiliano, seguito da Anna, non è mai arrivato alla masturbazione. Lui, il suo terrore era quello di essere visto nudo, dello sguardo di una donna, del proprio corpo, e abbiamo lavorato su quello. Lui si è dopo un po' convinto che il suo corpo possa essere un qualcosa anche di attrattivo al mondo femminile. Non è mai stato masturbato da una nostra operatrice. Quindi non è detto. Quindi io rispondo alla domanda qual è il massimo, ma molto spesso non ci si arriva neanche. Ok. Oh, scusa, una ragazza che non aveva l'uso delle braccia, ad esempio, fece un articolo bellissimo, era tra l'altro un giorno San Valentino, con un hashtag molto particolare. L'hashtag era passeraccessibile. Perché lei si domandava: scusate, in 3 anni io ho visto almeno sei os diverse, uomini o donne. Mi hanno fatto di tutto, perché io non riesco a farlo. Entrano nella mia vagina quando vogliono, puliscono con le loro ditina, no? Così. Nessuno dice niente. Poi parlo con le mie amiche e tutte mi parlano dei sex toys. Tutti questi gingilli, tra l'altro adesso sono tutti anche carini da mostrare, no? Non so, più come una volta. Lo puoi anche utilizzare come reggifogli Come su pellettile, sì. Sì, qualsiasi cosa, adesso c'è di tutto, cioè. Sono belline da mostrare, proprio, puoi tenere sul comodino, ma anche in cucina proprio, cioè delle cose. Le mie amiche mi parlano di tutte queste meraviglie. Io ho chiesto a mia madre: ma me lo comprate uno? No. Come si fa? E tu non lo puoi utilizzare, aiutatemi. Lei fece questo lunghissimo articolo dicendo: ma perché mi lavate, scusate il termine, la fica? E se io in questa fica la voglio utilizzare per masturbarmi con sex toys, nessuno mi aiuta, ma mi sembra normale. Per me non è normale, è inaccettabile questa cosa. Ma dovrebbe trovare un compagno. Eh sì, grazie, perché tutti voi avete dovuto aspettare un compagno o una compagna per masturbarvi. Perché il disabile deve aspettare il compagno o la compagna? Che tra l'altro poi il compagno o la compagna magari si scaricano e quello basta ricaricarlo e riparte da capo. Cioè, ma veramente, cioè, a volte diamo scontato delle cose. Io non comprendo perché non dovrebbero essere così normali, perché qualcuno ti aiuta. Ecco, ad esempio, i nostri operatori, c'è stato un documentario, The Love Giver, su Rai 3, dove si raccontava di un operatore nostro formato, Marco, che seguiva una ragazza molto giovane. Cioè, questa ragazza aveva sex toys per tutti, bravo Francesco. E tra l'altro stanno studiando anche dei sex toys per le persone con disabilità. Grazie Angela. Questa ragazza non ha soltanto il problema della sua disabilità, il problema è anche che i genitori sono veramente fuori di testa. E lei a 24 anni non ha mai avuto rapporti sessuali, non solo, a 24 anni non ha mai visto il suo clitoride. Nella puntata andata in onda su Rai 3, Marco con uno specchio gli fa vedere per la prima volta il suo clitoride. E si mette a piangere. Vi pare normale che una 24 anni non sappia neanche com'è fatta? E in quel caso Marco gli compra un sex toy se non lo utilizza lui, perché lei comunque ha la possibilità di utilizzare le proprie mani. E gli dice: guarda, prova a vedere il tuo corpo come reagisce. Non è facile, però pensate voi a quelle persone che addirittura le mani non possono neanche utilizzare. Come fanno?
Allora, la puntata, Roberta, si chiama The Love Giver. È stata mandata su Rai 3, dovrebbe essere su Rai Replay. Ci dovrebbe essere sempre, non so sicuro però, perché a volte le tolgono. Dopo un po' di tempo viene tolto. Quindi prova, magari scrive The Love Giver, Rai 3, Rai Replay, forse la trovi, se c'è. È straziante, perché poi ovviamente essendo la Rai in TV, praticamente hanno preso tutti i pianti, tutte le volte che piangeva Claudia hanno preso i loro pianti, no? Alla fine si vede più pianti che sorrisi, sembra che l'abbiamo distrutta questa povera ragazza. In realtà lei sta molto meglio rispetto a prima, perché adesso è seguita da uno psicologo, sta lavorando sulla propria indipendenza. Quindi qual era il problema? Così vengo a una delle domande che mi avete fatto. Si era innamorata di Marco? È normale, ragazze, perché... Ah, vabbè, Stefania, non lo metto in dubbio. Ha detto tante donne non hanno mai visto i propri genitali allo specchio. Vabbè, ok, questo io non ci posso fare niente. Andate dallo psicologo. Ok, Chiara. Si era innamorata di Marco. Purtroppo è successo questo. Marco è stato molto bravo, però chiaramente è stato uno strazio per Claudia. Uno può pensare, ma sta peggio di prima. Peggio o meglio, non c'è un peggio e meglio, c'è uno scuotimento emozionale che a qualcosa può portare a qualcosa di positivo o negativo, non si sa. Ma allora per questa paura non facciamo niente? Cioè, quindi non facciamo un percorso del genere, perché altrimenti si potrebbe innamorare di una persona, potrebbe stare peggio di prima. Sarebbe come dire, allora io non provo un piacere fisico perché tanto so che magari lo posso provare solo una volta o due. Voi lo fareste? Sì, no? Avete sete, ci avete soltanto un bicchiere, voi lo berreste? Sì, no? E questo però aspetta la persona, dopo starà meglio, starà peggio, boh, non lo so. So solo che quando l'ho trovata io stava molto male, questo è sicuro. Se poi dopo starà peggio o meglio non lo so, ma è un qualcosa, è già un qualcosa. Perché spesso i genitori hanno proprio questo dubbio. Ma come fare? E alcuni psicologi magari dicono ad una signora di Napoli... Naturalmente non agli psicologi presenti. Una psicologa napoletana disse: signora, non svegli che anche dorme. E ha studiato, ha studiato per rispondere così. Ha detto: guardi, che intanto se la madre l'ha portato nel suo studio, vuol dire che il cane è sveglio e scodinzola anche, quindi lasciamo stare. Quindi per dire che purtroppo... Questo aspetto è veramente complicato. Quando io feci un convegno con, erano quasi 500 persone, quasi tutti genitori con figli con la sindrome di Williams, che è un po' diversa da quella della sindrome di Down, però molto simile. Tutti i genitori, l'unica cosa che mi dicevano è: ma se si innamora? Ah, io lo vedo già mio figlio, affacciato alla finestra. Oddio, se n'è andata Chiara quando torna, quando abbatte la testa nel muro. E quindi quasi quasi loro preferiscono non fare niente. Vedi qual è il pericolo? Preferiscono non fare niente. Sì, no, è possibilissimo, grazie della domanda. No, no, assolutamente. I genitori si sentono ancor più padroni del corpo del figlio o della figlia quando hanno una disabilità e pensano... Ma anche i vostri, tutti i vostri sicuramente pensano quale sia, la cosa migliore per voi, sicuramente. Cioè, avviene un po' in tutti i genitori. È chiaro che nella disabilità fisica e intellettiva ancora di più. Chi è sparito? Ah no, secondo... ah no, è Danilo che ha preso il centro del... ha preso possesso del centro del monte. Voi considerate una cosa, i genitori con figli con disabilità fanno delle cose, no? Materiali che vengono fatte ai bambini. Vi porto un esempio, mia madre mi lavava intimamente, imboccava, vestiva e spogliava anche a 18, 20, 25 anni, 28 anni, 30 anni, ok? Quindi se già è difficile per tutti i genitori comprendere che i propri figli sono cresciuti e non sono più bambini, è chiaro che per una persona disabile che gli fai queste cose è ancora più complicato riuscire a comprendere che non è più un bambino. E comprendere che non è più un bambino vuole dire anche comprendere che è un uomo o è una donna e ha delle esigenze, ha delle voglie, ha delle fantasie, ha dei desideri.
e saranno cavolacci suoi. Uno mi scrisse che aveva voglia di essere sculacciato da un educatore. Ora, magari l'educatore che ti sculacci non è proprio, cioè, non credo che sia nel suo percorso formativo, sinceramente. Però era per dire che può avere delle fantasie, capito? Altrimenti poi come gli vai a dire quello? No, 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 quello non va bene, quell'altro non va bene, perché? Perché ad esempio, se considerate che la disabilità nella sessualità non viene vista, potete immaginare se un disabile magari ha dei desideri sadomaso. Ma figuriamoci, con quel colpicino vuoi essere frustato te? Ma stai scherzando? E invece sì, mi piace. Cioè, voi considerate che nel contesto BDSM c'è un qualcosa che favorisce addirittura le persone disabili, perché nel BDSM il corpo non viene guardata tanto la bellezza del corpo, viene guardato il desiderio mentale, no? È uno strumento con cui ci godi. E quindi, che tu sia storto o no, a quella che ti frusta o ti frusta o viceversa, non gliene frega niente, non è un problema. E questo è un aspetto che io non avevo capito. C'è una ragazza molto brava, anzi, la dovreste invitare. Lei ha una disabilità, però è veramente in gamba, studia psicologia, credo sia, anche sessuologia, è veramente bravissima. E lei, l'ho anche dichiarato, è pratica BDSM. E ha detto che lì le diversità non si vedono proprio perché nessuno fa caso a come sei tu, proprio come stereotipo del corpo, fa caso soltanto al tuo desiderio mentale di essere sottomesso. Ok? Però c'è un altro problema, è che non sono accessibili i locali. E quindi in un contesto dove si perde questa difficoltà della diversificazione dei corpi, poi non è accessibile il locale. E quindi è un problema, perché come voi dovete ben sapere, purtroppo tutto ciò che è godereccio il disabile non può accedere. E io non posso andare in un centro massaggi, e io non posso andare in una lap dance, e io non posso andare dove si va BDSM. Oh cavolo, cioè praticamente noi siamo becchi e bastonati, come si usa dire in Toscana. Non solo abbiamo enormi difficoltà a godere, ma poi ci togliete anche tutti quei luoghi e quei contesti dove si può Si godere in qualche modo. potrebbe. Ma anche un massaggio, anche un semplice massaggio. Vabbè. Allora, c'è una Selene che ci dice che è un documentario interessante a Ah, tal yes, we fuck, proposito e brava, brava. spifacca. Sì. Non solo, vabbè, adesso mi gaso un po', eh. Allora, Selene, devi sapere che la prima proiezione degli Yes, we fuck in Italia è avvenuta a Torino ed io ero il relatore dopo il film, quindi dopo il film, io e un'altra persona abbiamo fatto la relazione a questo film, quindi lo conosco benissimo. C'è un altro Ma documentario, E io scusa. assistente sessuale, di Stefano Ferrari, anche se quello parla della realtà francese, però ci fa capire meglio un Sai che po'. quello non l'ho visto del tutto? Si può vedere? Sai se si può Sì, vedere? si trova tranquillamente Me lo puoi su far internet. trovare in qualche Sì, te lo modo? mando per Grazie, molto gentile, scusate, email. altre cose internosse. No, volevo dire, scusate, perché in Yes We Fuck ci sono tante scene di ogni tipo, ma una mi è piaciuta proprio tanto. Cioè, c'è questa scena dove c'è una stanza piena di cuscini con disabilità di vario genere e persone anche non disabili, dove a un certo punto si lasciano andare e succede di tutto di più. E quindi vedi quello, il disabile col frustino che fa uno sforzo enorme per frustrare un'altra disabile, no? Che gli piaceva, quell'altra che si è travestita, cioè è una stanza in cui si vive la sessualità senza nessuna barriera, e soprattutto la cosa che mi ha colpito sono il sorriso di queste persone che hanno delle gravissime disabilità fisiche, come si sono sentite in quel momento, libere di vivere come dovremmo essere tutti. La stanza dei cuscini è un mio sogno. Voglio creare la stanza dei cuscini. Quindi facciamo una società, chi vuole entrare mi scriva poi via email, E creare la stanza dei cuscini dove non veniamo tutti viviamo lì. un po'. Assolutamente Un sì. paio, scusatemi, un paio di domande che non mi perderei. Scusatemi Vai! se mi intrometto perché mi sembravano Non le ho interessanti. lette tutte, sì. La prima è una questione su cui ci interroghiamo, penso, in tanti.
Con i minorenni come ci si deve porre in questo caso? E l'altra questione è se gli operatori, le operatrici si innamorano. Sì, si innamorano. Se si innamorano finisce lì, purtroppo. Ecco, non si può più, No, 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 si niente. diventa fidanzati, fine della storia, Eh insomma, sì, smetti di fare rapporto l'oggive e di ciao. lavoro. Sì. E No, poi c'era la no. terza questione grossa, questa è un po', l'hai un po' snocciolata, sul rapporto tra genitori e figli rispetto al fatto che i genitori magari a volte si sentono padroni del corpo dei loro figli, cioè Purtroppo sì, purtroppo sì, sono... purtroppo questo aspetto è molto forte, soprattutto da chi lo subisce, no? Non solo fisicamente ma anche mentalmente. Vi ripeto, io magari ho un carattere forte e ok, però possono esserci dei caratteri molto più deboli e soprattutto magari a disabilità intellettiva. Il genitore prende possesso delle scelte del proprio figlio, assolutamente sì, e questo è un problema, ma su questo dovrebbero lavorare però gli assistenti sociali, gli educatori, tutti coloro che lavorano intorno alla famiglia. Non è un lavoro che riguarda gli OEAS, questo assolutamente. Può vedere magari l'OEAS che questo è un problema che esiste e quindi lavorare anche su questo, interagendo con le altre persone. E parlando di rappresentazioni, Max, potrebbe aiutare se nella pornografia, chiede Gaia, ci fossero protagonisti con disabilità, protagoniste con disabilità? Allora, sì, sono vecchio Gaia, adesso sono però anche padre, quindi non mi posso offrire in questo. Allora, sì, però attenzione, in realtà esistono, anche lì siamo arrivati a un punto, ma poi ci siamo persi. Esistono dei contesti dove ci sono persone con disabilità che fanno pornografia, però sono contesti delineati. E quello è sbagliato. È sbagliato perché io voglio il canale YouPorn dedicato anche a questo. Anzi, forse non lo voglio neanche. Oppure magari se uno... Oppure lo posso volere perché come posso volere una con le tette grosse, una tette piccina, posso volere BDSM, oppure posso volere altre tipologie di sessualità, posso avere anche quella categoria. Purtroppo esistono dei siti dove esiste la pornografia con disabilità, ma... sono raccolta di parafilie di tutte persone che morbosamente vedono quell'aspetto. Se invece la pornografia rientrasse in un contesto comune, anche con corpi di un certo tipo, aiuterebbe, ma aiuterebbe per come vi ho detto io all'inizio, la diversificazione dei corpi dovrebbe essere ovunque. Esistendo la diversificazione dei corpi, uno si abitua a abituarsi. Veramente l'abitudine dovrebbe essere il principio di un cambiamento culturale, non è una parola brutta abituarsi, cioè il fatto che voi vi dovete abituare a me, io non mi offendo, è normale. Cioè, io faccio degli esempi abbastanza banali, ma l'ho fatto all'università. Poverini, riprendo sempre loro, gli eschimesi, no? Non so perché mi viene sempre gli eschimesi, poverini. Allora, io della donna, a me la donna eschimese non mi piace, oh, che ti devo dire, non mi piace, non so, si offenderà, a me non mi piace, ok? Magari l'eschimese, anche l'eschimese potrebbe dire: a me non piace tua moglie, va bene? No, la siciliana non mi piace la siciliana. Perché? Ma perché non sono abituati. Cioè, io se fossi un eschimese, magari l'eschimesa, non so come si dice, sarebbe la donna più sexy del mondo, no? Ma può sembrare una banalità, ma è la chiave di svolta del cambiamento culturale, l'abitudine. Ci dobbiamo abituare alla diversificazione dei corpi. Se abbiamo un enorme problema per cui le persone con disabilità, non solo quelle che hanno delle patologie o delle sindromi, ma anche chi è un po' troppo grassottello, chi è un po' troppo magro, chi è un po' troppo alto, chi è un po' troppo basso, chi ha il naso storto, tutte queste tipologie di persone che vanno fuori dal contesto stereotipato della bellezza, hanno enormi problemi a vivere le relazioni. Per questo ci dobbiamo lottare affinché esista la diversificazione dei corpi, quindi va bene anche nella pornografia, va bene in qualsiasi contesto, ma non che io l'uniche volte che vedo tutti i disabili in TV è per Telethon. Una volta mi accesi tutti i canali, minchia, oh, cioè disabili dappertutto. Ammazza, che è successo? Una rivoluzione notturna, non me... Poi ho letto per donazioni, ho capito, sempre Telethon. Il che va bene, non c'è nulla di male, ma il disabile deve andare in TV anche per altre cose.
non per fare raccolte fondi e basta, oppure per far vedere il piantino a Barbara D'Urso, capito? Sono assolutamente d'accordo, almeno usciamo fuori da quella retorica di cui parlavamo prima, no? Da quello sguardo Assolutamente. Io ho consumistico. delle mie passioni, io potrei essere un ottimo giornalista, dirigere il TG di il TG1, oppure potrei fare una trasmissione dove si parla di musica, come ne intendo, o anche tantissime altre cose. È possibile che il disabile deve parlare soltanto di disabilità? Cioè, che palle, cioè, mi venga a noi anche da me stesso. Allora, se siete d'accordo, visto che abbiamo veramente trattenuto Max per un'ora e mezza, abbiamo trattenuto tutte e tutti voi, Titti, se sei d'accordo su Sì. questo elogio della non conformità Dei corpi, sì. dei corpi, su cui, appunto, per il quale ringraziamo Max Ulivieri, ci diamo appuntamento a domani, ci salutiamo in questo laboratorio che è stato veramente ricchissimo di spunti. Aspetta, l'ultima domanda che mi ha fatto chi era? Aspetta. A casa della ragazza che si è innamorata di Marco o chi per lui poi avrà dovuto fare un discorso rispettando sentito. Oh, sì, assolutamente. Allora, Benedetta c'è anche nel filmato. Purtroppo ovviamente è stato un po' tagliato perché chiaramente essendo andato in onda hanno messo quello che volevano, quello che faceva un pochettino più. Grazie, Cristina. E quello che facevano più audience, diciamo. Però c'è stato non solo il discorso di Marco che ha fatto alla ragazza Claudia, che gli ha fatto capire insomma qual è la situazione, che in quel modo non si poteva andare avanti e doveva interrompere. Ma poi, ripeto, ogni incontro veniva relazionato a Fabrizio. Quindi anche Fabrizio poi ha parlato con Claudia e anche con i genitori. Quindi è stato tutto ristabilito. Può succedere che ci sia questa problematica. Però comunque è abbastanza controllata, poi ovviamente gli istinti sono incontrollabili, grazie Marcello, grazie. E quindi sì, poi dopo c'è stata comunque questa cosa, avevamo un po' raddrizzato. Comunque volevo terminare, dimmi. C'è Livia che appunto aveva Ah, fatto una domanda e la ring, scusami perché ci tiene particolarmente perché l'ho dimmi. Ah, vista per la seconda volta e scusa. ce la siamo persa effettivamente. Dice, sono operatrice di pet therapy Ah, e ok. ho un po' il desiderio di unire la mia professione nei suoi limiti all'educazione, alla sessualità. Ovviamente per ciò che riguarda il contatto con se stessi, l'autodeterminazione e l'accettazione dei Sì. propri limiti. Tutti obiettivi fondamentali in molti miei progetti. Mi interessava una tua sincera opinione al riguardo, riguardo agli IA in particolare, sono gli interventi di assistenza sugli animali, credo, agli animali, Credo di credo. sì. Ah, sì. È possibile creare questo ponte? I punti qua, io sono tutto un ponte, no? Assolutamente sì. Cioè, tutto ciò che riguarda il benessere di una persona è possibile. Cioè, noi dovremmo essere una rete che ognuno con le proprie professionalità, ognuno con le proprie capacità, fa sì che le persone con difficoltà abbiano la maggiore indipendenza e possibilità di vita serena che vogliono. Quindi assolutamente sì, anzi magari scrivimi e ne parliamo assolutamente. Che Allora, io meraviglia! ho di là due donne, una donna e Esatto. mezza. Una donna e tre quarti, una donna e mezza, diciamo, che sono 3 kg, ma 3,2 kg, quindi insomma, alla Ti fine, reclamano sì, no, che giustamente. mi reclamano e cui sono già in discussioni con lei, ho già discusso con i genitori altri per delle cose che veramente siamo comunemente parlando, a volte abituati, no? Ad esempio, vi faccio un esempio, no? Si usa spesso, anche nel sud, magari, forse di più. Tutti mi hanno detto, ah, ma gliela fatti i buchini, buchini, io buchini, 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 perché non capivo cos'erano questi buchini. E sarebbero buchini per gli orecchini, no? Spesso si usa le bambine quando sono piccoline, fagli subito il buchino, così metti l'orecchino, così da grande ce l'avrò già. No, no, io non ne faccio buchini. Presente, sono stata costretta io questa Vedi, vedi, volta. vedi, Titti, vedi, 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 a volte sembrano delle stupidaggini. Prego, Gabriele. Vedi, anche un'altra, vedi. Ma sono fatti chiudere, brava, brava, fatto bene. Vedi, a volte no, veramente possono sembrare delle piccolezze, ma non sono delle piccolezze. I buchini se le farai a lei da grande, le potrà fare con Li centinaia, vuole fare, certo. sono affari suoi, ma anche altre cose, anche che riguarda il colore, tutti,
Noi non abbiamo detto, ad esempio, che era una femmina fino a quasi all'ultimo, perché io non volevo avere tutto Rosa. un vestiario rosa, rosa dappertutto. Infatti anche la culla è grigia e bianca all'interno, capito? I vestitini alcuni sono grigi, alcuni sono azzurri. No, veramente, io ci proverò, non li fece, appunto, sai. No, io ci proverò veramente, però le incognite e i pericoli subdoli sono dappertutto, probabilmente ci cascherò anch'io ogni tanto, sicuramente, però cerco di evitare, come ho cercato di crescere al meglio a mio nipote, che adesso ha 16 anni, anche lui a volte, con questo vi lascio, però per farvi capire com'è veramente complicato l'aspetto culturale, lui chiaramente ha uno zio con disabilità e quindi con la disabilità si trova bene, non ha un problema, cioè non mi vede diverso dagli altri, mi tratta come gli altri. Normalmente, poi scherzando, ridendo, ogni tanto c'erano le battute sui suoi compagni, no? A volte mi è capitato anche al ristorante, tipo, guarda come grasso te, ah, visto come grasso, e ci rideva. Oppure questa cosa di fare le battute, ah, ha visto quello è un po' gay, queste cose così, no? Quando lo fa a tavola, ha fatto un po' a tavola con me, è capitato, scherzando, io gli ho detto no, non mi piace. Ti piacerebbe che i tuoi compagni dicessero, oh, guarda, è un po' disabile tuo zio, a mo' di scherno. E fa, ma si scherza. Ma anche mio fratello a volte dice, dai, ma stiamo scherzando. Questa cosa dello stiamo scherzando deve finire, perché non è uno scherzo. Con alcune persone può essere pesante avere questi termini, o questo modo di fare, o questo modo di scherzare. Quindi, smettiamola di giustificare sempre con è una battuta, è uno scherzo. Ma tu ci scherzi su queste cose? Su me stesso io mi posso prendere per il culo quanto mi pare, ma sugli altri no. Quindi stiamo attenti anche alle piccole cose, soprattutto con le persone piccole. Ciao, Grazie. Benedetta. L'importante è raccoglierla questa sfida, io penso, diciamo, È dura, è difficile, di... perché ti ripeto, a volte ci caschiamo anche noi. Però ci proviamo, dai, proviamo. I termini sono importanti, come disse qualcuno, le parole sono veramente importanti. Davvero. E infatti, a proposito di parole veramente importanti, io mi porto a casa oggi la lezione sull'autonomia come obiettivo. A cui puntare quando si parla di, anche impropriamente a volte, di educazione sessuale. Invece bisogna Certo. proprio parlare di questo. È molto bello quello che si è scatenato in chat, Max, Sì, perché poi si sono scatenati, è ovviamente vero, sì. le persone, grazie ai tuoi stimoli, si sono anche raccontate, si sono Sì, è vero. Delle esperienze. Io trovo in questi laboratori una grande generosità e la voglio restituire pubblicamente anche nella registrazione, perché lo dico sempre fuori onda, da parte di chi partecipa a questi laboratori. Certo, certo. Davvero si mette in gioco e fa parte della nostra conversazione, diventa parte integrante, anzi orienta molto spesso l'andamento della nostra, perché prendiamo una strada piuttosto che un'altra in base anche alle curiosità e È alle vero, osservazioni e delle riflessioni che vengono è dalle vero. persone che partecipano. Quindi lo facciamo insieme questo piccolo cambio di paradigma anche rispetto ad una cultura che spesso ci opprime e che vorremmo cambiare. Come dicevi tu, è un allenamento continuo, un lavoro quotidiano che ha bisogno di alleanze, e questo, io in questo credo moltissimo, ed è la ragione per cui appunto stiamo scegliendo di creare spazi come questi, insomma. Prossima volta ovviamente live, che così ci possiamo abbracciare, sbacciucchiare, Esatto, eccetera. esatto. Guarda, in realtà ti avremmo dovuto appunto chiamare dal vivo per un progetto che stiamo seguendo da un po', che si chiama Femminili Plurali Irregolari, manco a farlo apposta. E quindi era previsto in realtà un appuntamento con te che abbiamo dovuto trasformare in un appuntamento online. Visto? Vabbè, vabbè. Però insomma, passerà presto. Io ringrazio anche Livia per i complimenti sui laboratori che stiamo facendo, che ci fanno un gran bene. E la brutta notizia è che arriveremo fino a luglio. Non so se Per avrà fatto. Perché ora, perché mi sa che poi. presa la mano, abbiamo programmato già fino a luglio con ospiti importantissimi. È davvero una cosa.
che ci piace molto stare in vostra compagnia. Di nuovo grazie, grazie a soprattutto voi. Merafina, che ha condotto egregiamente per noi questo laboratorio, e al grandissimo, fantastico Max Olivieri, grazie, che ci ha fatto volare altissimo, grazie. E soprattutto ci ha parlato fuori dai denti, come piace a me, senza, sì, come sempre. Senza diciamo, l'essere diventato babbo non ha non ha migliorato questa cosa. No, anzi, forse la peggiorerà. Grazie mille, grazie Max. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.